Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla protesta di questa mattina dinanzi alla capitaneria di Porto di Gela da parte dei 34 lavoratori della società Archimede impegnata da anni nel servizio antincendio al porto Isola Eni. Temono di vedere ulteriormente ridimensionata la portata lavorativa del gruppo. Si sono radunati dinanzi alla capitaneria di Porto di Gela temendo per l'ennesima volta di vedere ulteriormente ridimensionata la portata lavorativa del gruppo. Loro sono i 34 operatori della società siracusana Archimede impegnata da anni nel servizio antincendio al porto Isola Eni. Hanno citato in un cartellone anche le parole di Papa Francesco: il lavoro è dignità. Toglierlo è peccato grave. Togliere lavoro a chi ce l'ha o sfruttare la gente con lavoro indegno o mal pagato è anticostituzionale. Noi siamo qui oggi a manifestare il nostro dissenso contro l'operato della Capitaneria di Porto, che ha emanato due ordinanze che sono fortemente invalidanti per la società Archimede. Noi ora chiediamo seriamente l'intervento da parte delle autorità, ognuno per le proprie competenze, affinché si possa attenzionare il problema di Gela, che veramente è drammatico. Tutti i lavoratori, si legge in un altro cartello esposto, siamo allo stremo delle nostre forze. Temiamo che la possibilità di una mancata entrata economica ci possa portare a fare gesti sconsiderati. Per uccidere un uomo non serve togliere la vita, basta togliergli il lavoro. Il sindacalista Orazio Gauci. C'è molta preoccupazione oggi tra i lavoratori di questo settore dei guardiafuochi, perché la preoccupazione deriva dal fatto che con le nuove società che si stanno inserendo nelle attività, c'è come manifestata come la perdita di diritti di molti lavoratori, e quindi noi rivendichiamo un tavolo di concertazione affinché si faccia un protocollo dove si va a tutelare il salario e i diritti dei lavoratori, quindi salario certo, diritti certi, non gare al ribasso che danneggiano i lavoratori di questo settore. Nella mattinata di sabato 4 novembre prossimo si terrà la cerimonia ufficiale di celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri con il coordinamento della Prefettura di Caltanissetta. La manifestazione avrà inizio alle 10 con il tradizionale schieramento del picchetto d'onore interforze presso il monumento ai caduti di Viale Regina Margherita, cui seguirà la cerimonia dell'alza bandiera. Si procederà quindi alla deposizione della corona d'alloro da parte del prefetto Maria Teresa Cucinotta. Alla manifestazione, che si svolgerà alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, parteciperà anche una rappresentanza delle scolaresche locali. L'evento sarà inoltre allietato dal corpo bandistico musicale San Pio X di Caltanissetta, che darà luogo all'esecuzione di musiche a tema. Alle 18, presso il monumento ai caduti, la Maina Bandiera concluderà il programma delle celebrazioni. Cambiamo argomento, torniamo a Gela e adesso occupiamoci del grave episodio che si è verificato sabato sera nei pressi del teatro comunale Eschilo. Un ubriaco ha sferrato un pugno in pieno volto al direttore della struttura, che poco prima si era visto pretendere la consegna di 100 euro. Noi abbiamo raccolto la testimonianza della vittima. Franco Longo, ma esattamente cosa è accaduto? Ma esattamente è successo che un signor ubriaco, visto per la prima volta, chiedeva dei soldi affinché il materiale tecnico del service che è venuto a lavorare qua in teatro venisse salvaguardato. Al che io ho detto a questo signore: guarda, noi lavoriamo, io soldi non te ne posso dare, ti posso dare soltanto 3 euro per comprarti una birra, perché era già ubriaco. Al che prima inizialmente ha chiesto 10 euro e poi successivamente ha chiesto 100 euro, altrimenti bruciava il camion del service. Ma lei ha ricevuto anche uno schiaffo da parte del soggetto? Purtroppo sì, la mia guancia sinistra ancora ne sa qualcosa, infatti ho qualche dolore ancora, perché io ho detto: guarda, molto gentilmente e cortesemente, lascia perdere, anche perché ha tentato un furto pure dei altri cameraman, e poi da lì ho chiamato i carabinieri. Ho detto: guarda, vattene, perché ho già chiamato i carabinieri. Al fatto che io gli ho detto che ho chiamato i carabinieri, lui purtroppo mi ha aggredito. E lei ha presentato regolare denuncia? Presenterò regolare denuncia, ora sto scaricando le immagini, poi mi farò controllare perché un po' di dolorino ce l'ho, però assolutamente devo fare denuncia querela. Però purtroppo avvengono di questi casi, soprattutto in piazza Sant'Agostino, perché?
non in piazza Sant'Agostino, è nella strada limitrofa, perché piazza Sant'Agostino quest'estate, voi sapete, noi abbiamo avuto aperto l'Escolab dove andare stata, ed è stata un'estate tranquilla, non c'è stata una rissa, non c'è stato un problema, quest'estate è stata veramente pulita. Nella strada limitrofa purtroppo no, dove noi abbiamo le cinture di sicurezza, e io vorrei un po' più di attenzione proprio in quel luogo, che è poco illuminato e soprattutto ci sono queste persone che magari bevono troppo e poi non si sa quello che fanno. Farò una cortese, sempre nella mia cortesia, una lettera chiedendo alle autorità competenti, prefetto, questore e chiaramente le forze dell'ordine locali, tutte, di essere attenzionato alla zona, perché la zona è veramente il salotto della città. Perché questa città deve rimanere sporca? Invece vorremmo un'attenzione, soprattutto quando ci sono gli spettacoli. Strumentazioni di altissima precisione e di ultima generazione per consentire ai tecnici impegnati nell'analisi della rete idrica interventi che siano sempre più mirati e affidabili. Caltacqua, gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Caltanissetta, ha ulteriormente potenziato la propria dotazione tecnologica con alcuni data logger. Si tratta di misuratori ultrasonici portatili che consentono di rilevare la portata e la pressione dell'acqua nelle condotte con un margine di errore inferiore all'1%, un ausilio prezioso anche nelle attività di monitoraggio della rete nel suo complesso e nell'analisi dell'andamento della distribuzione 24 ore su 24. Infatti è possibile tarare lo strumento per avere dati aggiornati ogni 5 minuti, così da avere una fotografia istantanea in continuo aggiornamento. Ciò evidentemente dà modo di ottimizzare anche i tempi di intervento. Proprio grazie all'impiego del data logger è stata ad esempio effettuata da ultimo a Gela l'analisi dell'acqua in alcuni quartieri per un periodo test durato circa 7 settimane. È stato così possibile predisporre un intervento rapido e appropriato al verificarsi di una qualsiasi criticità, con un conseguenziale risparmio di tempo, con evidente ricaduta benefica sugli utenti dell'area interessata e l'approntamento di interventi risolutivi mirati e migliorativi. Questo ha già dato modo di ottenere risultati molto importanti in termini di rendimento della rete, ottimizzazione della risorsa idrica, verifica della pressione e quindi della distribuzione. Sono già disponibili negli uffici del segretariato sociale o sul portale internet del comune di Gela i modelli per l'istanza per chiedere agevolazioni sulla tariffa idrica. La domanda va presentata entro il prossimo 15 dicembre al protocollo generale del comune. Le condizioni per accedere al beneficio sono consultabili sul relativo avviso pubblico. Per il 2017 ammonta poco più di 42.000 euro il fondo deliberato dal lato idrico per le cosiddette utenze deboli a Gela, e l'importo maggiore assegnato dei complessivi 170.000 euro stanziati ai comuni del Nisseno in ragione di 28.828 allacci registrati, pari al 24,76%. Mandorle, zucchero e una grande maestria e fantasia nel realizzare delle dolci riproduzioni di frutta, ortaggi e non solo. L'abilità delle mani del pasticcere, alternata all'impiego a volte anche di alcuni stampi, permettono di creare, utilizzando le giuste sfumature di colore, fragole, castagne, limoni, fette di angurio, persino dei mini panini e tante altre forme, secondo l'estro di chi le realizza. La frutta martorana è uno dei dolci che appartengono alla tradizione isolana e che sono presenti nelle tavole dei siciliani proprio nel periodo in cui ricorre la commemorazione dei defunti. Noi diciamo abbiamo la festa dei morti, perché per noi è veramente il Natale, diciamo, dei bambini, è proprio la festa dei morti. È il momento in cui, diciamo, che la tradizione vuole che i morti facciano trovare queste dolcezze, queste prelibatezze, e i bambini sono obbligati, diciamo, doverosamente a andarla a trovare l'indomani portandoci un fiore per ringraziamento e una preghiera al cimitero. Questa è una tradizione antica che grazie a Dio non muore, perché non morire questa tradizione vuol dire che realmente ha un valore umano. E la preparazione è molto semplice, perché è fatta di materie pure del territorio. Abbiamo le mandorle bianche, abbiamo lo zucchero, un zucchero che va a cottura a 140 gradi circa. Questa avviene una fusione a caldo, quindi una sterilizzazione sia delle mandorle che, diciamo, di tutto l'apparato. Poi viene raffinato in modo molto fine, che deve sparire lo zucchero,
e il lavoro più importante è proprio la preparazione artistica dei modelli, alcune a mano e alcune fatte a stampo, e la colorazione che proprio dà l'impressione e proprio diciamo il carattere di chi dipinge questi frutti, quindi è un modo che di personalizzazione. Accanto alla Martorana c'è anche la tradizione dei pupi di zucchero, un regalo goloso che veniva e viene regalato ai più piccoli. I pupi di zucchero, appunto, che praticamente una volta era molto più sentita, io era usanza assodata fare trovare al maschietto diciamo il cavaliere e la dama alla femminuccia. Oggi purtroppo sono cambiate le proporzioni, però penso che sia sempre importante far trovare la pupa di zucchero, perché fa parte della tradizione e sicuramente è qualcosa di importante, non con niente a che vedere con delle feste che sono profane, appunto. Crederci e perseverare è il titolo del convegno che si terrà il prossimo 10 novembre alle 10 nei locali di Villa Peretti a Gela in occasione del 25esimo anniversario dell'uccisione del commerciante Gaetano Giordano, che si ribellò al racket delle estorsioni. Sarà presente il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli. L'iniziativa è dell'associazione Anti-Racket di Gela, presieduta da Renzo Caponetti, prevista la partecipazione di numerose autorità civili, militari e della magistratura. In occasione delle elezioni del 5 novembre prossimo, i presidi sanitari dell'ASP 2 di Caltanissetta resteranno aperti al pubblico nei 3 giorni precedenti la tornata elettorale, secondo il normale orario di apertura al pubblico, ed il 5 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. In merito al voto domiciliare, il direttore generale Carmelo Iacono invita i responsabili distrettuali ad assicurare il rilascio dei certificati anche ai soggetti affetti da infermità che rende impossibile l'allontanamento dalle proprie abitazioni. Riparte il prossimo 10 novembre la stagione teatrale all'Eschilo di Gela per la stagione 2017-2018. Sono 20 gli appuntamenti in calendario. Si parte appunto venerdì 10 novembre alle 17.15 e alle 21.15 con Iva Zanicchi e Marisa Laurito, che porteranno in scena 2 donne in fuga. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. I numeri di telefono sono i seguenti: 0933 91 18 92 e 345 58 80 580. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. In occasione della preparazione della giornata nazionale per la promozione e sensibilizzazione alle offerte deducibili per il sostentamento dei sacerdoti, un convegno si terrà il prossimo 4 novembre alle 9.30 nella sala riunioni del seminario estivo di Montagna Gebbia a Piazza Armerina. Nell'incontro, che sarà presieduto dal vescovo Monsignor Rosario Gisana, verrà dato ampio risalto al progetto formazione al sovvenire in diocesi. Interverranno tra gli altri i presidenti degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il responsabile del coordinamento nazionale della rete territoriale CEI del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Cambiamo argomento, adesso parliamo di sport, calcio. Domani derby tra San Cataldese e Gela, vediamo. Si ritorna in campo domani alle 15, il Gela sarà di scena a San Cataldo in un derby molto sentito. Biancazzurri e Verde Amaranto fino ad ora hanno dato vita sempre a duelli infuocati. La posta in palio è alta. I gelesi si presenteranno all'appuntamento forti dal successo per 2-0 rimediato domenica scorsa in casa con l'Isola Caporizzuto grazie alla doppietta di Giuliano Alma. La squadra di Marcenò invece reduce dalla sconfitta subita in trasferta con la Cittanovese per 2-1. In classifica le due squadre sono separate soltanto da un punto, 15 il Gela, 14 la San Cataldese. La formazione di Pippo Romano però deve ancora recuperare la partita con la Vibonese, che quasi sicuramente sarà giocata mercoledì 8 novembre. Intanto c'è da pensare alla sfida di domani, gara insidiosa. Una partita molto difficile, squadra che soprattutto tra le muramiche è molto, ma molto insidiosa. Ricordiamo che non meno di 15 giorni fa ha battuto la Nocerina. Quindi sappiamo quanto è sentito questo derby, partita molto difficile, però noi andremo lì con grande voglia, consapevoli delle nostre possibilità. È una partita difficile che va affrontata con il giusto piglio e la giusta determinazione. Gallone e Bonaffini non sono disponibili perché, pur essendo guariti, devono ora riprendere
la preparazione atletica, quindi non saranno sicuramente disponibili. Recuperiamo invece il 99 De Luca, il terzino De Luca, che sicuramente sarà con noi. Al Valentino Mazzola, come sempre, sarà presente una nutrita truppa di tifosi gelesi. La partita sarà diretta da Costin Spataru di Siena. I tifosi nostri sono la nostra arma in più, sono impareggiabili, sono presenti ovunque noi giochiamo, meritano grande rispetto, noi ne siamo consapevoli e cercheremo con tutte le nostre forze di dare loro le giuste soddisfazioni e le giuste gioie. Festa in casa Gela Sport, tagliato al traguardo dei 30 anni di attività. In città mancano le strutture, ma i ragazzi ottengono ugualmente riconoscimenti ovunque. Pochi giorni dietro ha festeggiato 30 anni di attività e, come si dice in questi casi, 30 anni ma non li dimostra. Stiamo parlando dell'associazione Gela Sport presieduta da Rocco Addario. La società si occupa di atleti disabili, atleti speciali, aggiungiamo noi. Ragazzi e ragazze che in questi anni si sono fatti valere ottenendo straordinari risultati ai campionati del mondo e ai campionati italiani con record ancora imbattuti. Non ci fermeremo mai fino a quando avremo la voglia di metterci in gioco, questo è sicuro. Speriamo il prossimo anno di raggiungere obiettivi ancora più importanti di questi, non solo dei 30 anni di attività, ma anche sportivi e di risultati. Però Gela non è facile purtroppo fare sport, considerato che mancano, dati oggettivi alla mano, le strutture. I dati oggettivi sono oggettivi per tutti, non solo per noi, perché se mancano per i normodotati, a maggior ragione mancano per noi. E sicuramente i nostri risultati sono, non voglio dire migliori degli altri, ma sicuramente più sofferti, perché non abbiamo quelle barriere architettoniche che magari qualcun altro non ha. Ma quando si raggiunge un risultato importante per i ragazzi, che sensazione si ha? La mia sensazione è come se fosse sempre la prima volta, per cui l'entusiasmo da parte mia e anche da parte dei ragazzi c'è stato sempre, per cui ogni risultato buono viene preso con grande euforia. La nostra attività la facciamo al meglio delle nostre possibilità, però siamo un po' vincolati dalle strutture mancanti a Gela, in quanto per l'attività che facciamo noi mancano completamente le strutture, tipo il campo di atletica, perché la nostra società fa solo atletica leggera. Quindi siamo costretti ad allenarci qui in palestra e non poter testare gli atleti in vero e proprio in campo. Perché voi avete chiesto l'intervento del comune, però al momento attuale non avete avuto alcuna risposta. È da parecchio tempo che noi chiediamo intervento al comune in tutti i sensi, sia come strutture che come contributi, ma negli ultimi tempi non c'è stato niente da fare, non c'è niente per l'associazione, per la nostra associazione in particolare. Però mancano le strutture, però i risultati arrivano. I risultati sono dovuti per la maggior parte per la volontà dei ragazzi che si impegnano costantemente a fare attività anche per strada e quindi con la volontà i risultati vengono. Le vittorie e i risultati prestigiosi ottenuti in questi anni sono stati possibili grazie alla caparbietà degli atleti e di tutti gli associati che, pur praticando attività di volontariato, partecipano assieme agli atleti all'autofinanziamento di tutto ciò che concerne le attività sportive. Per un atleta non è mai, non siamo mai contenti di fermarci, andiamo sempre oltre. E dunque volete sempre vincere? Sì. Ma che gruppo avete creato? Si è formato un ottimo gruppo, raggiungendo sempre risultati più migliori, andando avanti. Ma voi vi incontrate anche al di là dello sport? Sì, certo. Andiamo di solito a cena fuori oppure usciamo, non si ferma qui insomma. Entro il prossimo 3 novembre i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia possono presentare domanda per avere diritto al servizio di refezione per l'anno scolastico 2017-2018. L'istanza, il cui modello è scaricabile online dal portale dell'ente o è disponibile negli uffici della pubblica istruzione, va presentata all'ufficio protocollo debitamente compilata e firmata allegando la copia di carta d'identità, l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare rilasciato dopo il 15 gennaio scorso con scadenza 15 gennaio 2018, copia dei conti correnti postali o bonifici pagati per il
servizio mensa relativi ai periodi di ottobre-dicembre 2016, gennaio-febbraio 2017 e marzo-maggio 2017. L'iscrizione è obbligatoria al fine di fruire del servizio e non è previsto il rinnovo automatico. Riparte la nuova stagione teatrale all'Antidoto di Macchitella Gela. Sono 14 gli spettacoli in calendario, si parte il 22 ed il 23 novembre alle 21 con Amori e Bugie. Per l'acquisto degli abbonamenti bisogna recarsi al botteghino del teatro tutti i giorni dalle 17.30 alle 21. C'è un numero telefonico 0933 822707. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie e arrivederci.